Buongiorno a tutti e buone feste intanto. Quindi sicurezza partecipata, beh, qui ci siamo concentrati su uno dei fenomeni sociali che sono emersi negli ultimi tempi, negli ultimi anni in Italia, che va sotto il nome di controllo di vicinato, che qui abbiamo chiamato controllo e sorveglianza di vicinato, ed è una delle idee innovative del sindaco. Abbiamo cercato di approcciare questo fenomeno che, lo ricordo, sostanzialmente riguarda la sicurezza del proprio territorio fatta attraverso le segnalazioni dei cittadini residenti che sono i maggiori conoscitori del proprio territorio. Allora, come l'abbiamo approcciato? In questi 3 anni abbiamo creato un piano dell'offerta formativa per i 3.500 iscritti al progetto controllo e sorveglianza di vicinato del Comune di Venezia, che si è esplicato in 65 incontri. Questo negli ultimi 3 anni e mezzo. Se voi fate i conti, vuol dire una media di 2 incontri al mese, a costi di 50-150 persone alla volta. È stata una maratona, ma è stata una maratona entusiasmante, perché abbiamo raccolto proprio la partecipazione, la volontà della partecipazione dei cittadini alla sicurezza e al bene comune. Solo quest'anno ne abbiamo fatti 20. L'ultimo dei quali, no, per chi non era presente, l'ultimo dei quali l'abbiamo fatto a Favaro all'inizio del mese di dicembre, è intervenuto come relatore addirittura il signor questore di Venezia, il dottor Mascio Pinto. E questo mi permette di ringraziare, oltre al sindaco e ai cittadini, anche il prefetto, il questore, il comandante dei Carabinieri, comandante provinciale dei Carabinieri, comandante provinciale della Guardia di Finanza e il comandante Agostini della polizia, della nostra polizia locale, per la fiducia accordata a questo fenomeno sociale. Quindi ci siamo mossi poi non solo su un piano locale, dove voi tutti comunque avete potuto notare anche il cambiamento del logo. Abbiamo cambiato i cartelli, abbiamo messo 300 cartelli sull'intero territorio comunale di terraferma ad indicare la zona sottoposta al controllo e sorveglianza di vicinato. Questo perché ci pareva giusto che Venezia, proprio per la sua specificità, avesse una sua specificità anche su di un logo così importante a livello nazionale come quello del controllo di vicinato. Quindi ci siamo spostati poi su un livello regionale, perché abbiamo collaborato alla stesura di una legge regionale presentata dal presidente del Consiglio regionale Ciambetti sul controllo di vicinato, per uniformare e standardizzare l'offerta formativa su tutto il territorio regionale, ma secondo il nostro modello, secondo questo modello veneziano. Poi ci siamo spostati a livello nazionale, quindi abbiamo chiesto, cercato e trovato la più ampia collaborazione con l'Associazione Nazionale del Controllo di Vicinato, e quindi di questo ringrazio il Presidente Leonardo Campanale, la Vicepresidente Roberta Bravi e Francesco Caccetta. Questi tre sono l'anima del controllo di vicinato nazionale, sono loro che l'hanno portato in Italia, e sono loro che continuano a tessere la rete in Italia tra tutte le associazioni del controllo di vicinato. E questi sono stati anche nostri relatori all'interno di questi 65 incontri che noi abbiamo sviluppato sul territorio. Questo ci ha permesso, questo incontro a livello nazionale, di passare anche a un livello internazionale. E quindi abbiamo invitato Karl Brunbauer, che è il presidente dell'ENWA, ovvero sia l'associazione del Neighborhood Watch, così si chiama in Europa il controllo di vicinato, l'associazione europea del controllo di vicinato, con il quale abbiamo creato un convegno per i primi di settembre del 2019 qui a Venezia, dove abbiamo riunito una grossa parte delle associazioni europee del controllo di vicinato, sono arrivati dalla Svezia a Cipro, qui a Venezia, e dove insieme a Karl Brunbauer, quindi all'Associazione Europea del Controllo di Vicinato, abbiamo dato stesura alla Carta di Venezia. La Carta di Venezia è un documento programmatico di ambito europeo per porre il tema del Neighborhood Watch, cioè del controllo di vicinato, di fronte alle istituzioni europee. Questo non era stato ancora fatto. Grazie.